Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video che faccio proprio al volo perché mi è arrivato un pacco. Cosa ci sarà mai dentro, secondo voi? Dei fumetti, ovviamente. Andiamo a scoprire quali. Per creare hype su una cosa che hype non dovrebbe averne. Sono io che apro un pacco. Ho acquistato da Solo Bei Fumetti, è la prima volta che ordino. Il sito mi è sembrato fatto bene, con un'ampia scelta di fumetti, ma anche giochi da tavolo, altre cose. Vediamo un po'. Il pacco non sembra abbia preso danni, sembra anche imballato bene. Quindi ottimo, è imballato molto bene. E quindi niente, a breve uscirà il nuovo video sui migliori siti dove comprare fumetti online, visto che quello che c'è sul canale è particolarmente vecchio e sono cambiate alcune cose. Visto che è tipo il video più visto del mio canale, chissà perché, preferisco che sia fatto meglio. Ma vabbè, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Qui abbiamo le buste 140x183. Sì. E niente, mi servivano. Penso che farò anche un video sulle buste, se vi può interessare, visto che ne avevo fatto uno una vita fa, che anche quello andrebbe attualizzato, e quelli che trovo su YouTube non mi piacciono, quindi lo faccio io. Poi abbiamo Le inquietanti avventure di Kitaro, che è il secondo volume che raccoglie un po' delle migliori storie, secondo J-Pop, del famosissimo personaggio di Shigeru Mizuki. Il primo mi è piaciuto molto, per cui ho deciso di prendere anche il secondo. Condizioni impeccabili, c'è cioè giusto qui. Non so se riuscite a vedere qui sotto. Vabbè, tagli, piccolezze. 15 euro J-pop. Sempre J-pop. Numero 1 e numero 2 di MV di Osamu Tezuka. 12 euro. Davvero una bella edizione questa qua della Osamushi. Sono della stessa dimensione dei tre Adolf. Solo che ovviamente i tre Adolf è un malloppone immenso. Questo è un po' più umano. 12 euro, abbastanza onesto. Vi avevo detto che avrei voluto recuperare qualcosa di Tezuka. E ho incominciato con questo. Quello che mi interessa più di Tezuka è conoscere al meglio la sua parte più matura, diciamo, la prima fase giovanile, me ne frega anche il giusto. Quindi piano piano comincerò a recuperare un po', diciamo, le storie uscite dopo gli anni 60, diciamo. Poi abbiamo numero 20 di One Punch Man, è sempre caruccetto. A me One Punch Man piace, mi diverto. I bellissimi disegni di Murata ci allietano un po', la cosa più brutta di questa copertina che è scritta sopra, 4,90 euro. Dulcis in fondo, l'ultima cosa che ho preso, l'ultimo numero, il 15 di The Promised Neverland. Devo leggere tipo gli ultimi tre, quindi anche questa copertina mi sembra abbastanza spoilerosa. E niente, questo è tutto. Il video è brevissimo, spero vi sia piaciuto. Era più che altro perché volevo annunciarvi anche del fatto che usciranno prossimamente questi due video sulle buste e l'altro sui migliori siti per acquistare online. Niente, spero che questo breve video vi sia piaciuto e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo. Ciao a tutti!